Che applauso fate? Vai, applauso! Allora, ragazzi, mi state divertendo? Che si è rubato, sono i bambini, hanno detto sì. Vi state divertendo? Sì! Ok, sono prendo l'uomo, tranquilli, eh? E allora? Che belle donne, eh? Come voi? Oh, perché sono fidanzato, non lo guardo, non più. E allora, certo che voi donne siete sempre contentate, eh? In che senso? Che per farvi felice ogni volta... Ti faccio un piccolo esempio, voi donne, però non vi offendete, siete come le nuvole. Lo sai perché? Perché alle 7 del mattino vi togliete dalle scatole, esce fuori una bella giornata. Sì, ed è garantito, no, si fa, è garantito, fatelo lui. Hanno confermato, l'hai visto? Chi taccia con sempre si dice. Era simpatica la battuta. Vero è. E quindi? Anche se avete la fortuna di avere accanto donne bellissime, siete sempre pronti a guardare le altre. Ma tu lo sai perché? No. Dopo la risposta. Addirittura. La domanda è come la birra. Vero. E certo. È bella da vedere, buona da gustare, ma dopo che ne bevi una ne chiami un'altra. Hai capito com'è? Ho fatto la risata anche se non puoi dire, eh? Ho fatto il calvizio. Si vede che sei simpatico? Lo so, grazie. Va bene, non c'è proprio da fidarsi di questo uomo. Completamente. Ho fatto. E quindi? Marzia, guarda un po' che cosa c'è adesso. Vediamo, vediamo. Vediamo che succede, dai, andiamo. Vai. Applauso! Devi aspettare mamma, che mamma mi ha sposato. Disgraziata storia, ancora manco se le campa. Vengo, mamma, ci dico io, ci dico. Disgraziata, che gli ha mancato in giro, picchia. Disgraziata, che ancora la polizia. Disgraziata, ancora storia, non se le campa. Non arriva io, non io, Brasile. Disgraziata. Ah, finalmente sono arrivato. Ciao cara, ciao, come andiamo? Ciao. Tutto a posto? Tutto a posto fino a stora. Chi? Che tu? Io? Sono stato all'aeroporto. Ma fai che? Lì c'ero, ho incontrato Arturo e amici, mi sono preso un caffè però, hai capito? Ah, tranquillo, senza posto, mi sta già a cavare io, vado in bagno. Io faccio il bagno. Oh, ma mi prepari la cena con fame? Sì. Questa è cara, ah, come sta? Mamma, disgraziato. Las Vegas 69, Night Club. Ti dico io, Giulio, altro che caffè all'aeroporto. A colpa di bastone, piglio. Stavolta a colpa di bastone, piglio. Disgraziato. Ah, pronto da mangiare, com'è? Sì, è prontissimo. Ah, ma so che... amore, guarda, guarda caso, proprio stando alla tua giacca, guarda cosa ho trovato. Mi sa dare una spiegazione di Stu Night Club 69. Ma dove l'hai trovato questo... Dove l'hai trovato? Esattamente qua, in questa giacca lunga. Ah, questo è stato qualche amico, mi ha fatto lo scherzetto, me l'ha messo dentro, hai capito? Ah, giusto, giusto, Night Club 69. Ma perché che ce vuoi fare a Night Club? Che ce vuoi fare? Io a Night Club non sono mai andato. Ma perché secondo voi sono da Night Club io? E io in casa a fare il pulizio, disgraziato. Io a Night Club non sono mai andato. Ok, se non è chiaro. Ci vuoi andare? Dove? Stasera voglio andare a Night Club. Ma che Night Club, che cosa vuoi? Voglio andare a Night Club. No, non c'è niente. A chi l'ho chiamato? Che cosa? Anche qualche numero di Night Club. Guarda, guarda. 088-7272. Sicuro che sì, non è posto per te il Night Club, ma molto se chiamare voglio andare al Night Club. Ma dammi sto numero, dai, ci chiamiamo. 088 muovete! Muovete! 088-7725. Muovete! Pedisse, muovete! Occupato, no, Sì, buonasera. Salvo, volevo portare un posto per due persone.
Sì, famiglia Rossi. Come? Come? Scusa, Bertazzoni. Bertazzoni. Okay. Alle 10.30? Va bene. Ok, alle 10.30. Grazie, arrivederci. Sei felice? Mi dai 2 minuti e mi mangio e mi andavo. Allora, andiamo già a cambiare. Forse sono andato a fare. Te sei basota, sei. Night Club. Avanti, avanti, che stai lì, che stai lì? Ah no, che non puoi mettere, ma che la tua? Non do per filo, no, mette sentenza a filo, eh. Avanti, avanti, stop, stop, avanti, che stai lì? Andiamo, andiamo, andiamo. Buonasera. Buonasera, salve. Buonasera. Benvenuta al Night Club di Las Vegas 69. Buonasera, signore. Salve, buonasera. Prego, accomodatevi. Sì, grazie. Dottor Bertazzoni! Signora, buonasera. Buonasera. Non c'è bisogno che mi tenga, ma siete sgamati. Signor Bertazzoni, ma guarda Bertazzoni! Ma che è Bertazzoni? Chi è questo? Questo è il preside del liceo! È professoressa! E quella arriva dopo! Ma che è sta confidenza Bertazzoni, Bertazzoni? Vuole sedersi sul tuo tavolo? Ma chi è sul tuo tavolo? Stavolta mi sta facendo bene. Ma lo conosco quello, ti dico che non lo conosco, non lo conosco. Accomodi, dai! Chiama Scalzone, fa un tavolo, ma la gente impazzisce qua! Buonasera, ma sono parlato. Allora, sono mai venuto, ma cosa devo dire? E come fanno a chiesa a conoscere? Come? Come? Signor Bertazzoni, vuole il solito mischiacchiaccio? Ma che mischiacchiaccio che sono d'accordo solo? No, ma che la vedo! Non lo conosco a questo, ma cosa devo dire? Signor Mascalzone, mi ha detto! Sente, firmi il caso del divorzio, perché stasera io te ne lasciamo, te lo dico io. Ma Dio! Tu dico io. No, no, ma non li conosco. Tu dico io. Tu dico se io. Se vede tu me lasciamo. Sicura? Sì. Vai in casa. Ma io questa non lo conosco, ma come te lo dici in tedesco? Non spieghi tutti questi Bertazzoni, come fanno a conoscerti? Come sì. Fanno a conoscerti? Ma che Bertazzoni, Bertazzoni! Ancora! Mascalzoni sì, Mascalzoni! Accomodati, amore, ti preoccupare. Mamma mia. Mamma mia, guarda. Dico che non è posto per te. Come la volta lo dico? Senti, senti. Forza, accomodati! Prego, ci piace, vai! Prego, prego.